Buongiorno a tutti, eccoci a un nuovo appuntamento di Suite Live e riprendiamo questi incontri. Oggi abbiamo un argomento che ci farà rilassare tutti in attesa delle meritate vacanze. Il titolo del nostro incontro è Come scegliere il materasso perfetto per i tuoi ospiti. Abbiamo invitato a questo incontro Roberta Cenielli, Hospitality Contract Manager di Montalese Spa, e Giuseppe Ippolito Roscioli di Roscioli Hotels. Ricordo a tutti che questo incontro verrà poi diffuso con la nostra newsletter settimanale che viene inviata a 48.000 destinatari qualificati e poi sulla rivista faremo un approfondimento. Benvenuti quindi e Roberta, a te il compito di presentarci l'azienda. Grazie. Buongiorno Fiorella, buongiorno a tutti, ciao Giuseppe, sono responsabile commerciale, come dicevi, di Per Dormire per la divisione hotel e Montalese SPA, diciamo, cura la divisione hotel con un settore dedicato. Siamo un'azienda che, come tanti sapranno, si trova a Pistoia. Siamo produttori di sistemi letto completi da ormai più di mezzo secolo e lavoriamo nel mondo dell'ospitalità da quasi una ventina d'anni. L'anno concluso è stato un anno piuttosto ricco di soddisfazioni, sia in termini di crescita generale dell'azienda. Abbiamo superato la soglia dei 110 milioni di fatturato, abbiamo più di 150 punti vendita sparsi per l'Italia, più di 2.000 clienti sparsi per il territorio nazionale per quanto concerne il mondo dell'hotellerie e Giuseppe, diciamo, è una delle persone che ha scelto di affidarsi alla nostra expertise per realizzare appunto un sistema letto che possa far dormire sonni tranquilli ai propri ospiti. Ovviamente siamo un'azienda molto, molto dinamica, nel senso presente a quelli che sono gli eventi di settore, ma non tanto per, o meglio, non solo per raccontare noi chi siamo, ma in realtà per creare quei momenti di sinergia e confronto con coloro che tutti i giorni lavorano con gli ospiti e quindi sanno raccontarci cosa si aspetta il viaggiatore e cosa noi dobbiamo fare per agevolare questo, diciamo, questa accoglienza, questa buona accoglienza. Sì, grazie Roberta. E adesso chiederei a Giuseppe Ippolito Roscioli di presentarci la sua attività. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Ippolito Roscioli, faccio parte della famiglia Roscioli e operiamo nell'ambito dell'ospitalità dal 1933. Siamo da più di 90 anni in questo settore e attualmente contiamo 6 hotel tra Roma e Milano. Siamo affiliati a grossi brand internazionali come Best Western e Hilton. Facciamo questo lavoro con molta passione da ormai più di 90 anni e ci siamo affidati nell'ultimo anno a Per Dormire, per rendere, diciamo, l'experience dei nostri clienti per quanto riguarda la bedding experience. E credo che sia una delle Ti esperienze fermo, fondamentali. Sì. perché se mi dici tutto, poi dopo che cosa raccontiamo? Allora, Niente. facciamo un passo indietro. Io ho scelto di mettere la parola materasso perché detesto usare i termini inglesi, però mi rendo conto che bedding experience, come al solito, la lingua inglese, riesce a restituire un pensiero di completa offerta, no? Quindi, e poi soprattutto abbiamo notato che, ok, il materasso, però quando un ospite entra in albergo vuole ricevere molte attenzioni che non si limitano forse al materasso, no? Quindi chiederei a Roberta, da un punto di vista proprio tecnico, no? Di raccontarci un po' le varie declinazioni di questo concetto di bed experience, no? Nel senso di bedding experience. Per cui, se inquadri un po' tutti, perché magari tutti guardiamo alla televisione, oh, che bello, voglio il topper, che bello, sono andato in un albergo e ho il menù dei cuscini, che bello, ho magari il materasso di gomma piuma.
Però è importante anche entrare nello specifico del prodotto per capire effettivamente la vostra azienda, la ricerca, l'offerta, la serie. E poi dopo io tornerei da Giuseppe invece che mi deve raccontare la parte emotiva, cioè sia la parte strutturale, cioè reale del servizio, no? Sia la parte anche emotiva che lui vuole trasmettere ai suoi clienti. Grazie Roberta. Sì. Allora, sostanzialmente bedding experience effettivamente è un termine, è un inglesismo, ma che ben riassume il concetto che per garantire una qualità alta del riposo, ma anche dell'esperienza in camera da letto, non è soltanto il materasso il protagonista o comunque una determinata tipologia, ma l'intero set di, vogliamo dire, arredi e di collezioni che l'ospite si trova a, diciamo, vedere non appena giunge in camera. Quindi sostanzialmente il sistema letto ideale deve tener conto della giusta sinergia tra il materasso e la base di appoggio, quindi il sommier che è sottostante al materasso. Nel momento in cui l'ospite entra in camera, l'importanza della, diciamo, dell'estetica, quindi della sensazione che dà entrando in camera la camera stessa, vuol dire che anche il sistema letto deve essere corredato da accessori quali la testata giusta per ricreare l'atmosfera, piuttosto che gli accessori sul letto molto importanti che sono i guanciali. Detto questo, all'interno di una camera, se è non a uso, diciamo, esclusivo di una persona, ma anche una familiare, quelli che sono anche i posti letto aggiunti possono aiutare a creare questo microcosmo degli ospiti in camera d'albergo. Quello che facciamo noi come azienda è quello di suggerire, in base alle esigenze del nostro partner e quindi di risulta quelle che sono le attese dell'ospite che fruirà della camera, è quello di creare la giusta abbinata tra il tipo di materasso, il tipo di supporto, sia da un punto di vista estetico che funzionale, e poi tutti quelli che sono gli accessori che possono essere sia il topper tanto conosciuto, ma anche i guanciali che stanno sul sistema letto, oppure addirittura in quello che ora sta divenendo sempre più interessante, che è il pillow menu. Sostanzialmente quello che andiamo a fare è comprendere con l'albergatore se il topper in quanto tale, come elemento singolo disgiunto dal materasso o integrato nel materasso, è la scelta più utile per farlo essere un elemento importante che dà valore al riposo, ma anche rende il lavoro in camera diciamo, del personale veloce e snello, e poi magari anche quelle che possono essere delle coccole aggiunte per l'ospite, come per esempio un pillow menu, cioè io, caro ospite, ti offro quelle che sono le mie selezioni per una tipologia di riposo confortevole, ma sono anche consapevole che le esigenze sono molteplici e voglio quanto più possibile offrirti delle alternative che possano, diciamo, soddisfare anche, diciamo, le richieste più particolari. In questa ottica, la nostra gamma riesce a proporre un'ampia selezione di variabili, sia da un punto di vista estetico, quindi banalmente l'arredo camera con diverse finiture, dalle copelli ai velluti alle microfibre, sia in termini di tonalità che vanno incontro quindi al puro concetto di arredo camera, declinando poi il tutto nel fatto che un sistema letto deve essere non soltanto bello, ma assolutamente comodo, perché poi alla fine la bedding experience inizia quando si entra in camera con gli occhi, ma deve poi, diciamo, come dire, consentire di passare una notte che al mattino dopo faccia avere un sorriso all'ospite e abbia comunque un'aria riposata. Questo è un po', diciamo. Allora, il sorriso, la ricerca del sorriso dell'ospite, vorrei tornare a Giuseppe. Allora, Giuseppe, Roscioli Hotels, mi dicevi, è dal 1933, siete nati a Roma, siete presenti a Roma e adesso siete arrivati anche a Milano. Allora, quando ci siamo conosciuti telefonicamente, abbiamo un po' pensato anche di sentire una voce di investitore, cioè di una catena, che in una conoscenza di un territorio poi decide di affrontare un altro mercato. Roma e Milano mi sembrano due mercati completamente diversi, no? Quindi volevo adesso dimenticare un attimo che siamo qui con Roberta di Perdormire
ma parlare un po' proprio da catena, cioè di strategie, di sviluppo, di sensazioni, anche perché Roma, dicevamo appunto, sta vivendo un momento pazzesco di aperture, di hotel. Momento d'oro. Momento d'oro, naturalmente programmato da anni, però in questo momento sinceramente Roma è un'apertura ogni mese, no? E voi invece, cioè non voi invece, voi avete aperto mi sembra 2 anni fa o 3 anni fa a Milano e Noi avete abbiamo già un'altra, avete messo un'altra manina. Quindi volevo capire un attimo che cosa è cambiato su Roma, che cosa Roscioli vede in Milano e poi dopo, magari più avanti, parliamo anche dello sviluppo oltre. Ok? Grazie. Allora, Milano abbiamo aperto in pieno Covid ad agosto 2020, che ormai l'albergo era pronto e quindi ci siamo domandati che cosa facciamo e quindi a quel punto abbiamo detto proviamo, apriamo. Sicuramente i primi 2 anni sono stati difficili perché c'era ancora uno strascico di pandemia importante, però devo dire che dopo è partita in maniera veramente forte e l'impatto è stato fortissimo. E il mercato di Milano è un mercato molto dinamico, c'è molto business, c'è molto leisure importante e ultimamente sta concentrando tanti 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 paesi che anni prima non andavano a Milano a, diciamo, in vacanza, tra virgolette, e è stata un'esperienza molto positiva. Devo dire, e visto questo, siamo prossimi a una nuova apertura in via Torino, sempre in centro a Milano. Un altro albergo importante, quasi 100 camere, con un roof, con piscina sul roof, con ristorazione. Quindi un bel impegno perché devo dire che Milano ci siamo resi conto che ha un mercato veramente importante, soprattutto nel centro storico funziona molto. E poi Roma è ripartita dopo Descriviti il un attimo i tuoi alberghi, cioè fai una fotografia, non diamo per scontato che chi ci sente o chi ci leggerà, sentirà più avanti, inquadri benissimo il tuo approccio, la tua azienda. Milano abbiamo scelto di aprire un hotel con il nome The Corner Duomo, che è in centro, adiacente alla galleria centrale, e è composto da 57 camere, di cui 25 sono suite, junior suite, quindi ha un mercato molto alto, un prezzo camera molto alto, ma il centro di Milano è questo che chiede a noi albergatori. La clientela cerca una camera ampia con tutti i comfort e tutti i servizi. Chiaramente sono disposti anche a pagarle molto queste camere, cosa che a Roma invece prima succedeva un pochino meno, ma adesso dopo il Covid il prezzo medio a Roma è cresciuto tantissimo e ci stiamo adeguando a offrire molti più servizi rispetto a quelli che davamo prima, perché i prezzi, diciamo, che ce lo chiedono, i clienti ce lo chiedono giustamente. Non credo che sia, come diceva lei prima, è stato preparato questo successo attuale di Roma, ha vissuto una sua preparazione negli anni passati. E la città è in cambiamento, ci sono cantieri per il giubileo, diciamo ormai ovunque, speriamo che l'impatto sia positivo. E che ci sia anche una riqualificazione della città e che venga mantenuta questa riqualificazione, non venga come al solito lasciata di nuovo all'abbandono, come spesso succede qui nella capitale. E gli alberghi di Roma sono affiliati a catene, hanno delle dimensioni abbastanza importanti, perché andiamo dai minimo di 94 camere dell'Hilton Garden Inn alle 200 dell'Hotel Universo, quindi sono alberghi, diciamo, strutturati con sale meeting, ristorazione e completi di tutti i servizi. E voi vi riconoscete nel segmento del leisure o bleisure? Cioè,
legati un po' più al business o esclusivamente per un turismo di... Allora, abbiamo alberghi dislocati in vari punti di Roma e forse alcuni precedentemente erano più business e meno leisure, ma poi essendoci affiliati a catene, diciamo, internazionali, devo dire che stiamo su un 75% leisure e un 30-35% business, più o meno questo è il nostro lavoro attualmente. Perfetto, io tornerei un attimo da Roberta. Roberta, allora abbiamo sentito appunto che abbiamo Giuseppe Ippolito che ci sta parlando di una realtà che è affiliata. Allora, parliamo voi, il vostro approccio è con il singolo interlocutore, cioè l'albergo o con la catena? Poi, nel caso in cui ci sia una catena, vi chiedono di rispettare per esempio degli standard? E così via, cioè mi piacerebbe inquadrare anche l'approccio, no? Perché il nostro diciamo ascoltatore è molto l'architetto e anche però la catena è l'albergatore, quindi mi piaceva che l'azienda ci raccontasse un po' l'approccio con il cliente. Sostanzialmente in realtà le nostre relazioni sono molto ampie, sono veramente un ventaglio che vanno dalla relazione molto stretta e diretta con l'albergatore o gli albergatori, con le catene e anche con gli architetti. Ad ogni tipologia di interlocutore corrispondono anche forse a volte degli argomenti diversi che costituiscono lo scambio, sia anche i temi che noi attenzioniamo, nel senso che nel caso in cui diciamo ci sia lo scambio diretto con gli albergatori, sostanzialmente è sempre un mutuo scambio per raggiungere quello che è l'optimum per la struttura e quindi per gli ospiti. Si parla in maniera molto pratica della realtà nella quale l'albergatore è inserito, della tipologia di clientela che deve soddisfare e quali sono le attese. Quindi è molto concreto il lavoro che si fa e sicuramente una buona cordialità, come adesso c'è con Giuseppe, ma comunque con gli albergatori in generale, aiuta anche a comprendere le sfumature. Questo vuol dire veramente entrare nel vivo della gamma prodotto, delle offerte che possiamo mettere a disposizione e anche delle proposte custom che possiamo realizzare, perché si entra veramente nel dettaglio. Nel momento in cui c'è la relazione invece con la catena, possa essere Best Western, possa essere Hilton o altre, in quel momento si inizia invece a definire innanzitutto a cappello, la solidità dell'azienda e quindi la possibilità dell'azienda di essere un interlocutore per lungo tempo a venire, per poter dare una solidità nella tipologia di servizi che si possono mettere a disposizione e anche la continuità della gamma prodotto che può essere garantita. Ovviamente si ascoltano le esigenze minime di catena, che poi sono sempre, diciamo, in base all'interlocutore, anche molto precise e di ottimo profilo. Quello che di buono c'è nell'interloquire con questi gruppi, come possano essere Hilton o Best Western, è che gli standard che vanno a proporre sul mercato e che quindi costruiscono con gli albergatori sono degli standard, oserei dire, di livello alto, atti a dare un'esperienza di riposo per l'ospite molto qualificata, ed è in quel momento che l'azienda montalese, dopo aver ovviamente dato una visibilità di quella che è la struttura dell'azienda, l'operatività e poi anche dei servizi accessori che possono essere messi a disposizione, oltre alla semplice produzione, semplice fra virgolette, del prodotto, si entra anche nel merito di selezionare la gamma articoli che risponde alle esigenze palesate. Lì si può andare anche in una logica custom, cioè creare dei prodotti che siano di solito legati a quella che è stata la nostra ricerca e sviluppo interna, ma che con alcune caratteristiche in più o differenti aiutano a raggiungere determinate tipologie di richieste. Nel momento in cui invece si ha relazione con l'architetto o con il designer, in quel momento si parla un po' più dell'aspetto estetico, quindi estetica della camera in generale, quindi senso delle proporzioni,
e poi magari si entra nel merito di quelli che sono oggettivamente i materiali e le finiture che noi possiamo o mettere a disposizione o ricercare per raggiungere quell'input. E il lavoro con gli architetti è oggettivamente anche molto fluido perché può avvenire sia nel momento di qualche evento particolare in partnership, quindi per restituire quello che è il loro progetto di allestimento, oppure banalmente perché ci sono delle nuove realtà che stanno o sorgendo o si stanno rinnovando e quindi in base al mood che è stato sposato e che viene portato avanti, noi ci inseriamo in quel mood. Sostanzialmente noi cerchiamo sempre di essere in ascolto, magari di indirizzare determinate scelte nel momento in cui ci appaiano evidenti alcuni elementi di miglioria o maggiormente pratici che possano poi rendere la vita dell'albergatore non solo bella all'inizio dell'avventura, ma anche diciamo nella vita quotidiana della struttura alberghiera. Quindi faccio un esempio pratico: i tessuti non soltanto degli imbottiti, non soltanto belli, ma magari anche waterproof o antimacchia. Quindi sicuramente tutto il prodotto che possa rispondere alla normativa italiana particolarmente stringente relativa al prodotto omologato, piuttosto che quando si va a parlare della quotidianità dell'hotel, avere un materasso che sia altamente performante, ma di comoda e agevole gestione, quindi per il personale d'hotel, coloro che rifanno le camere, coloro che sono addetti alla manutenzione, avere degli strumenti di lavoro che garantiscano tempi brevi ma un ottimo risultato. Quindi per questo magari un modello di materasso con il topper integrato, come è per esempio abbiamo diciamo così valutato come vincente con Giuseppe, perché in questa maniera riusciamo a dare il massimo comfort che oggettivamente il topper ha introdotto come concezione, ma in una gestione della camera d'hotel in tempi giusti, con un risultato dell'estetica del letto rifatto molto gradevole. Tu hai parlato proprio di mood, di comfort e hai leggermente accennato al concetto della salubrità dell'oggetto, no? Che invece è preponderante proprio nella gestione della camera, giusto? Assolutamente, noi possiamo dare degli elementi base, per esempio alcuni nostri prodotti sono certificati realizzati con materiali anticimice, quindi sicuramente questo può aiutare l'igiene della camera, materiali che sono anallergici e quindi antibatterici. Possiamo fornire dei tessuti che hanno non soltanto la caratteristica, diciamo così, in Italia minimo sindacale di essere ignifughi, ma poi per arrivare a colori inalterabili con diciamo il contatto con la luce, piuttosto che non il discorso di essere antimacchia o idrorepellenti. Ci sono accessori molto particolari studiati proprio per questa tipologia di utilizzo. Faccio l'esempio molto semplice e banale di un coprimaterasso che non è atto soltanto in generale a proteggere il sistema letto, ma essendo magari waterproof, regala una vita al materasso anche più lunga, perché oggettivamente in una camera d'hotel il materasso è soggetto per lunghi periodi a sollecitazioni anche molto differenti con diciamo personalità, corpi differenti gli uni dagli altri. Poi ovviamente tutto questo si deve inserire in una gestione semplice per l'albergatore che non aggravi diciamo, il lavoro, ma semplifichi il risultato e lo migliori. Infatti adesso torno da Giuseppe, al quale pongo più o meno la stessa domanda, cioè scelte tipo appunto le forniture vengono fatte in autonomia o seguendo le indicazioni delle catene a cui siete affiliati? E poi volevo da te una riflessione sulla progettazione, nel senso, quando viene fatta questa scelta, quanto dura la vita di un materasso? Perché poi, adagio adagio, voglio entrare anche sul concetto di sostenibilità e di smaltimento, che mi sta molto a cuore. Giuseppe. Allora, eccoci. La scelta del fornitore, sicuramente la catena ci dà dei minimum standard, come diceva prima Roberta. Chiaramente ci sono più aziende che ci forniscono dei prodotti approvati dalla catena. Poi la scelta è indipendente, per ogni albergatore può scegliere il meglio che crede.
Noi, per esempio, abbiamo scelto per dormire perché crediamo molto nelle aziende italiane, le aziende che hanno una storia importante alle spalle, che si occupano di sostenibilità, che vendono sostenibilità. E abbiamo sposato questo progetto con Roberta. Abbiamo scelto il topper integrato personalmente ho scelto il topper integrato perché credo che sia a livello di organizzazione per la camera la soluzione migliore e secondo me il materasso ha una vita un po' più lunga, ma credo che Roberta possa confermare. E anche per una questione di sostenibilità, perché il topper, diciamo, non integrato va lavato, va asciugato, ha una sua gestione che comporta un impegno sia di personale che di lavaggi, prodotti, quindi meno sicuramente sostenibile del topper integrato. Per quanto riguarda la durata del materasso, molto lo fa la qualità. Noi nel momento in cui ci accorgiamo che il materasso ha un cedimento, chiaramente dobbiamo procedere con la sostituzione. E cerchiamo sempre di, per quanto riguarda lo smaltimento, ci affidiamo direttamente alle ditte che ce lo vendono perché probabilmente ne hanno anche un riutilizzo, riescono magari a recuperare del materiale. Ora io questo non so bene nello specifico, però sono tutti argomenti importanti, sicuramente, e molto d'attualità. Quindi non c'è una tempistica dettata da una prassi, c'è una No. tempistica dettata dall'uso. Sì, chiaramente dall'usura del prodotto. Sì. Sicuramente, ecco, per 2 anni non abbiamo avuto clienti in hotel, i materassi sono durati un po' di più, con l'occupazione che c'è attualmente credo dureranno un po' di meno, però non vado a cambiare il materasso semplicemente in un ambito temporale, ma se il materasso tiene ed è in condizioni per svolgere il suo lavoro, per me non c'è problema. Nel senso, nel momento in cui c'è un cedimento e ai primi clienti ce lo fanno notare, procediamo per la sostituzione. Ma non c'è un arco di tempo preciso, ecco. Roberta, allora io da questa osservazione di Giuseppe, cioè noi chiamiamo l'azienda che ce l'ha venduto, che sicuramente saprà come smaltirlo, no? Volevo sapere un po' che cosa succede un po' con questa cosa, cioè sempre che tu parli a dei potenziali acquirenti o a degli architetti o a delle catene. Che cosa fate? Come vi comportate? Sostanzialmente, per quanto concerne sostenibilità, la nostra azienda già a monte ha già attuato e sta anche implementando ulteriori attività interne che durante proprio le fasi di lavorazione dei prodotti tentano di appunto ridurre l'impatto ambientale delle lavorazioni, essere un'azienda a scarto zero e con energia autoprodotta. Perché, diciamo così, a monte c'è una questione abbastanza annosa che è il materasso in sé per sé, condotto a discarica, purtroppo è un materiale che è difficilmente differenziabile. Poi ci sono altri elementi come il cuscino, piuttosto che insomma, che hanno una vita un po' diversa, ma in quanto tale, essendo costituito molto spesso quando è un materasso di buona qualità da tante diverse materie prime, lo smaltimento diviene sempre più complesso, proprio perché forse a volte neanche i centri sono attualmente attrezzati perché è oggettivamente un articolo complesso. Detto questo, proprio per questo noi a monte in azienda attuiamo delle pratiche virtuose perché ci sia quanto più possibile scarto zero e quindi tutti i materiali che ancora sono assolutamente anallergici, non hanno subito, diciamo, contatti con il mondo esterno, tutti gli scarti vengono reinseriti nel ciclo produttivo.
produttivo. Ovviamente, una volta che sono stati epurati, una volta che sono stati resi adatti all'uso. Tutte queste cose vengono certificate perché devono poi garantire l'utilizzo comunque della materia prima. Siamo un'azienda che già da tempo ha, diciamo, autoproduzione di energia elettrica, e l'obiettivo con l'implementazione dei pannelli è quello di arrivare ad un'autoproduzione del 100%. Per quanto concerne invece il discorso dello smaltimento, diciamo, del prodotto, avendo noi una logistica sul territorio molto ampia, proprio perché per la duplice natura del nostro business, retail e hotellerie, copriamo l'intero territorio nazionale non solo con i nostri store, ma anche con le nostre logistiche che devono far fronte alle attività di consegna e posta dei materiali nuovi e all'occorrenza di ritiro del materiale usato. Nel mondo professionale questa è una attività particolarmente gradita all'albergatore e anche particolarmente, diciamo, utilizzata, perché oggettivamente è una attività onerosa sia in termini economici che in termini di tempo, e poi soprattutto coinvolge, nel momento in cui si parla di alberghi dalle 50-60 camere in su, un numero di pezzi e quindi una volumetria assolutamente importante. Tutte le nostre attività quindi sono volte ad uno smaltimento, quindi di questi prodotti che vengono ritirati dalle strutture direttamente e portati a discarica per seguire tutta la normativa che in Italia è piuttosto, diciamo, stringente. Anche per poter fare questa attività ci sono solo pochi operatori selezionati che hanno tutte le autorizzazioni di legge, e quindi ci facciamo carico di questa ulteriore attività che snellisce un po' il lavoro dell'albergatore, ma poi in realtà per noi è anche parte di, come dire, un sentire di rispettare l'ambiente per quelli che sono materiali che dopo, diciamo, a fine ciclo vita sono particolarmente, come dire, no, nocivi, più che nocivi, sporchi, ecco, diciamo così, sono oggetti che è bene smaltire. Nel momento in cui invece magari ci siano delle possibilità di dare una seconda vita ai prodotti, tramite delle organizzazioni che possano essere delle onlus piuttosto che diciamo, strutture nel sociale, dove questi materiali possono avere una seconda vita, penso magari a volte a delle reti, a dei materassi, magari a volte degli oggetti come dei sommier, a volte preferiamo farci carico noi del trasporto dall'albergatore alla struttura che egli sceglie. Di solito la facciamo scegliere all'albergatore sul territorio perché è più inserito nel contesto socioculturale e quindi ci sa indicare il partner che potrebbe avere interesse o che potrebbe accogliere i materiali. Però ecco, questa seconda vita, laddove è possibile, sempre nel rispetto di regole sanitarie e quindi rispetto dell'ambiente e delle persone, ci rendiamo anche disponibili a fare questo servizio. Sicuramente non cambierà il mondo, ma sicuramente aiuta a dare una maggiore longevità al prodotto, perché quello che diceva Giuseppe è molto corretto, nel senso che il materasso non deve avere cedimenti. Nel momento in cui io sono un albergo di una struttura business o leisure, nella quale però c'è un livello di accoglienza e di ospitalità che deve garantire alcuni elementi fondamentali, fra cui il riposo è una delle 3-4 di cui parliamo, solitamente breakfast piuttosto che riposo, piuttosto che un bagno meraviglioso. Ecco, questi sono un po' gli elementi che devono essere ben curati. Quindi è ovvio che un materasso non può stare in una camera d'hotel nel momento in cui possa invecchiare, o magari avendo lavorato tanto per un tasso di occupazione molto alto, magari per una questione di igiene lo si voglia sostituire. Materasso nasce per durare un numero di decenni veramente alto. Poi è ovvio che magari se un hotel ha un tasso di occupazione alto, dopo quelli che possono essere 8-10 anni, magari è una questione proprio di voler offrire sempre il meglio ai propri ospiti. Sicuramente standard produttivi molto stretti per i beni durevoli, come possono essere testate e sommier, che in quanto tali nascono veramente per durare quanto è la vita dell'hotel, o al massimo quando vorrò cambiare lo stile, il mood delle camere. Questo aiuta a garantire uno scarto e quindi una sostituzione sempre minore. Quindi lì c'è l'impegno nostro ad avere standard elevati nella scelta delle materie prime,
lavorazione e nel ciclo di lavorazione, tale per cui un sommier inserito in una camera, una testata inserita in una camera, ci può stare vita natural durante dell'hotel. Grazie Roberta, qui il tempo vola. Allora, io ho ancora una domanda per te, poi una successiva finale. Però, prima di passare la parola a Giuseppe, a cui volevo chiedere alcune informazioni sul nuovo progetto in corso, voi all'albergatore proponete sia la vendita, ma anche mi sembra il noleggio e anche un finanziamento. Se mi spieghi velocemente queste tre formule, in modo che inquadriamo la fornitura anche. Sostanzialmente sì, ci sono delle modalità, oltre alla relazione molto semplice di fornitura con modalità, chiamiamole canoniche, standard, tramite dei partner professionisti del settore largamente accreditati, che fanno parte comunque anche di gruppi bancari importanti, possiamo proporre le due formule del noleggio o del puro finanziamento. Sono delle formule completamente distinte perché il noleggio operativo è una forma di locazione per cui con una triangolazione fra il soggetto che appunto locherà il prodotto all'albergatore viene definita un canone di locazione per un X periodo di tempo che possono essere 6 mesi o 5 anni, per cui il valore della fornitura l'albergatore può diciamo così, spalmarlo su quelli che possono essere 1 anno, 2 anni, fino a 5 anni e addirittura considerare il canone di locazione mensile come un costo da inserire a conto economico. Quindi diciamo così, una parziale agevolazione rispetto al mero ammortamento dei beni semidurevoli. Ovviamente questo ha anche una possibilità di riscatto alla fine della locazione e oppure la possibilità di non trattenere il prodotto e magari di farlo sostituire con un prodotto nuovo, magari una nuova tecnologia, un nuovo tipo di materiali che vengono inseriti sul mercato. Dall'altra parte invece abbiamo un servizio di vero e proprio finanziamento realizzato con partner finanziario che ci segue già nella parte retail, quindi un partner consolidato sia per noi che sul mercato italiano. E questo crea semplicemente un passaggio di proprietà immediato del prodotto da noi all'albergatore con la possibilità di realizzare semplicemente il pagamento della fornitura con un finanziamento veicolato tramite questo partner. Ovviamente il valore aggiunto di questa attività è semplicemente di poter immediatamente entrare nella proprietà del prodotto senza doversi poi ricordare della scadenza della locazione operativa e visto, diciamo, come dire, la situazione del mercato molto ballerina nell'epoca post-Covid con un'inflazione galoppante, dei tassi, diciamo, delle banche piuttosto importanti per le attività sia dei privati che degli, diciamo, operatori professionali, quello che abbiamo deciso di fare noi in questi anni è quello di ricorrere a dei finanziamenti di proporre dei finanziamenti che siano però a tasso completamente zero. Cioè abbiamo deciso, avendo questa relazione privilegiata col partner finanziario, di diciamo così, investire una quota parte diciamo dell'attività concedendo ai partner un tasso completamente zero. Zero vuol dire non ci sono spese di istruttoria, non ci sono spese di apertura pratica e soprattutto non si pagano interessi. Il totale della fornitura diviso il numero delle rate che si scelgono. Ovviamente, diciamo, non siamo dei benefattori dell'umanità, da parte nostra c'è anche la possibilità di chiudere una pratica di vendita in tempi molto molto brevi, quindi una volta effettuata la fornitura, il partner finanziario è molto breve nella liquidazione degli importi, ma dall'altra parte sappiamo di poter garantire all'albergatore un finanziamento senza costi aggiuntivi in un momento in cui neanche uno sconto cassa piuttosto che un finanziamento privilegiato preso in autonomia potrebbe essere altrettanto vantaggioso. È nostra intenzione reiterare questa attività sicuramente per tutto quest'anno e ne stiamo già parlando anche per l'anno prossimo perché vediamo che è una pratica che sta prendendo piede nel mondo dell'hotellerie, è una pratica che non era ancora molto diffusa, quella del finanziamento vero e proprio come se fossimo dei privati. È una pratica che sta dando soddisfazioni a noi, ma anche ai nostri partner, molto snella, perché se diciamo il partner che abbiamo scelto
È altamente digitalizzato, quindi non ci sono fogli di carta. Prima parlavamo di sostenibilità, non ci sono contratti cartacei che girano o poste che devono portare raccomandate, ma sostanzialmente sono tutte firme digitali apposte su documenti in aree riservate che vengono poi condivisi tramite posta elettronica. Quindi diciamo un flusso dei documenti e delle informazioni del tutto riservato, ma anche rispettoso del fatto che non c'è carta da stampare, a meno che uno non lo voglia fare per propri motivi, diciamo così, ecco, di Grazie. sicuro di sì, di affezione, diciamo, non di necessità. Grazie. Giuseppe, allora, come dicevo prima, il tempo scorre veloce. Allora, io volevo tornare un attimo sulla prossima apertura. Proprio da un punto di vista di imprenditore, se ci racconti, allora, io, non abbiamo accennato al fatto se la catena fa una scelta di affidarsi a un architetto o se avete uno studio interno che segue tutto il discorso interior. Poi se ci puoi dire appunto quando sarà pronto e noi di Suite saremo felici di seguirvi e per poi tornare per un saluto e per un piccolo approfondimento con Roberta. Grazie. Allora, eccoci. L'architetto che segue questo progetto sarà lo stesso che ha seguito il primo progetto di Milano, quindi è un architetto romano, ma che ci ha accompagnato nel primo, ci ha affiancato e accompagnato nel primo hotel aperto solo a Milano e si sta occupando dell'apertura di questo nuovo hotel. L'hotel indicativamente sarà pronto nel secondo semestre 2025, il cantiere è iniziato da poco, sono ex uffici, quindi diciamo partiamo proprio da una completa ristrutturazione totale. Purtroppo il cantiere è da poco, quindi grosse informazioni non ne ho ancora, cioè Quindi siamo adesso proprio all'inizio. vi state concentrando su quello che avete e soprattutto su una stagione tipo il giubileo che vedrà molto coinvolti per avere degli alberghi funzionali pronti ad accogliere una massa di turisti, insomma. Stiamo lavorando, stiamo effettuando a Roma anche ristrutturazioni parziali come al Garden Inn e stiamo facendo una rinfrescata alle camere, alla hall, al ristorante e ci stiamo muovendo Come per farci trovare pronti. catena, voi siete in Italia, non avete pensieri di far qualcosa all'estero? Ce l'abbiamo avuto in passato, attualmente non ci sono grosse intenzioni, ecco. Stiamo Potete concentrarvi su queste concentrando su Roma due e città, Milano insomma, attualmente. alberghi di città funzionali e upgraded, ok? Così. Perfetto. Quindi noi ci dobbiamo ritrovare tra 6 mesi per raccontarci bene questo progetto di Milano, allora. Perfetto. Allora io Molto ripeterei volentieri. a Roberta, appunto, in conclusione di dirci i vostri appuntamenti prossimi, in modo che sappiamo anche dove incontrarvi, insomma. Certo, diciamo che gli appuntamenti saranno i primi a partire da settembre. Saremo presenti alla Luxury Hospitality Conference a Milano, saremo presenti a Rimini poi ad ottobre, sia con l'Hospitality Day che con l'evento In e Out alla Fiera di Rimini. Saremo presenti anche all'evento della Fiera di Longarone, perché siamo coscienti che il territorio italiano è molto anche ampio e frastagliato, quindi anche degli eventi più locali riescono ad avvicinarci più che come un evento, come una fiera, come magari un momento di diciamo anche di esposizione, di showroom per chi vuole vedere il prodotto. Ci sarà poi la fiera di Bolzano e anche l'evento ITIC a Roma, che è un momento più legato al mondo, diciamo, degli asset immobiliari.
volontari, quindi un momento un po' più istituzionale dove non dobbiamo parlare di noi o del materasso da inserire in un albergo, ma capire più il sentiment del mercato, quindi la tipologia di strutture, di aggregazioni, le affiliazioni a catene che nel corso dei prossimi anni si creeranno e avverranno in Italia, perché questo vuol dire anche per noi comprendere la tipologia di servizi e di prodotti che dobbiamo andare a sviluppare, quali anche saranno le catene maggiormente presenti, vuol dire molto semplicemente capire i requisiti che queste catene portano con sé e quindi essere pronti per poterli proporre. Ecco. Ci sono molti di questi eventi dove le figure degli architetti sono molto presenti, non tanto per la scelta del materasso in sé, che ovviamente pertiene all'albergatore, ma magari per definire insieme il mood delle camere, i colori da rispettare e quindi magari quale gamma di imbottiti, tessuti e colori possiamo noi mettere a disposizione, non soltanto quel che già abbiamo, ma molto spesso sono eventi nei quali vogliamo capire che cosa si aspettano gli operatori da noi per poi fare ulteriore ricerca e sviluppo in quella certa direzione. Quindi diciamo una fine d'anno, come sempre, molto densa, che poi in realtà riprenderà subito dopo il Natale per le prime fiere di gennaio e febbraio, Quindi noi sostanzialmente. adesso ci salutiamo, aspettiamo le vacanze e poi ci rivediamo a settembre. A settembre proprio, Grazie, assolutamente. grazie Giuseppe, grazie Roberta. Grazie a Grazie a voi, voi. grazie Ciao mille. Giuseppe. Ciao. Grazie a tutti.